sono Jacopo, ho 24 anni, vengo da Roma. Soffro di disturbo bipolare. È già un anno e mezzo che sto in comunità terapeutica, che sto facendo un percorso che mi sta portando a stare meglio, a stare bene insieme agli altri, e frequento qua il gruppo calcio 2 volte a settimana. Tu e i tuoi compagni di squadra siete in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale di un'ASL romana. Anche lo sport aiuta? Quello che ho imparato in questi anni di percorso è stato sempre che il gruppo fa la differenza, il gruppo aiuta. Noi ci vediamo anche fuori, andiamo a mangiare insieme. È una cosa che ci fa stare bene. A livello di sintomi c'è stato un miglioramento? Assolutamente sì. È un anno e mezzo che ormai, diciamo, faccio la mia vita tranquillo, al di fuori delle istituzioni psichiatriche più, diciamo, contenitive. Frequento anche persone fuori e questo mi rende veramente contento. L'importante è stato quando io ho capito che da solo non potevo uscire dai problemi miei e mi sono affidato a dei professionisti che mi hanno aiutato. Cosa porti fuori del campo nella vita di tutti i giorni? Il calcio sociale, questa realtà qua, mi ha aiutato a capire pure che non è importante solamente vincere o perdere, ma quanto stare bene con gli altri, rispettarsi, passare un bel momento insieme. Giocare è già vincere? Assolutamente sì, assolutamente sì. Bello, Jacopo! E questa era la nostra copertina, il montaggio di Valentina Di Mambro, l'intervista di Grazia Leone. Insomma, entriamo nel tema del disagio mentale questa mattina e lo facciamo intanto perché i dati dicono che è in aumento, ma purtroppo, come dicevo pochi secondi fa, non sono in aumento i finanziamenti per i dipartimenti che si devono occupare della salute mentale di tutti, di tutta la società, non soltanto delle persone che, diciamo, finiscono affidate a questo tipo di cure, ma anche di tutti quelli che non sanno di avere questa necessità, di tutte le famiglie che vivono nell'ombra questo problema. Insomma, è davvero un problema molto molto diffuso, molto più di quanto noi stessi possiamo renderci conto. Per questo abbiamo scelto di affrontarlo e, come avete visto, lo sport è una via. Ovviamente questo ragazzo che ha intervistato Grazia Leone già è seguito dai servizi del Servizio Sanitario Nazionale che si occupano della salute mentale. Chi arriva a farsi curare ha già risolto gran parte del suo problema, ma poi c'è tanto di altro e anche di quello dobbiamo parlare. Ne parliamo con due ospiti. Abbiamo in studio Patrizia Alfano, buongiorno, ben buongiorno. Arrivata, vicepresidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, l'UISP. E poi siamo collegati con uno psichiatra che, insomma, è stato anche diretto il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, Trieste dove tutto è iniziato a partire da Basaglia. Buongiorno e benvenuto a Peppe Dall'Acqua. Buongiorno, buongiorno. Ben arrivato, c'è Grazia Leone che sta seguendo i commenti. Grazie dell'invito. Ma grazie a lei, professore, di aver accettato, perché con lei, naturalmente, prima di entrare nel tema della puntata che abbiamo visto così ben illustrato nella nostra copertina, noi vogliamo ricordare le ultime vicende di cronaca che ci portano alla luce un problema tanto importante che ieri il ministro della Salute Schillaci ha varato un decreto che istituisce un tavolo permanente sulla salute mentale, ma insomma poi ne voglio parlare. Ma voglio ricordare insieme a lei la vicenda tragica della morte in seguito all'aggressione subita da un suo paziente, della dottoressa Barbara Capovani, avvenuta la settimana scorsa a Pisa. Questa storia, diciamo, che cosa ci deve insegnare? Un paziente come quello che ha aggredito la dottoressa doveva trovarsi in un altro luogo, secondo lei? Doveva trovarsi in una delle residenze che servono a custodire persone violente e asociali come quella? Che cosa si deve fare? Non è facile rispondere alla sua domanda senza utilizzare dei luoghi comuni. È evidente che non doveva trovarsi lì e se non si fosse trovato lì sarebbe stato meglio per tutti. Ma vorrei semplicemente dire che purtroppo questi eventi così drammatici, così tragici, e che poi colpiscono persone come questa bravissima collega che si impegnava tanto sul suo lavoro e che conosceva perfettamente questo Gianluca, accadono, sono accaduti
sono accaduti prima nel manicomio, durante il manicomio, dopo il manicomio, accadevano quando c'era. Quindi voglio dire, questo cortocircuito che si sta facendo, che è ancora più doloroso, credo lo fosse anche per la collega che non c'è più, tra quello che è accaduto e la necessità di restrizioni, di posti letto, di porte chiuse, di leggi sempre più. Ecco, questo credo che proprio è un cortocircuito che ci porta fuori gioco. Su queste cose noi dobbiamo mettere in campo la nostra testa, il nostro pensiero, la nostra capacità di ragionare. Io non rispondo alla sua domanda. Gianluca Seung avrebbe dovuto stare dentro un programma molto, ma molto, ma molto, come dire, una presa in carico, ecco, molto attenta e quotidiana, con tutti i conflitti, i dialoghi, le necessità di stringere, di allargare, cosa che non è stato, purtroppo. Io non ho mai buttato la croce addosso a nessuno, però parlare della legge, di tutte queste cose. Allora andiamo a vedere quello che è accaduto, che cos'è il servizio di salute mentale di Viareggio, cosa sono i servizi di salute mentale nelle regioni, quali sono i finanziamenti che vanno a questa psichiatria. Voi dovete sapere che nell'OCSE, insomma nelle regioni europee, l'Italia è quella che spende meno del suo bilancio del fondamento del Fondo Sanitario Nazionale. Spende il 2,7%. Paesi a noi vicini come la Francia o come la Germania o come l'Inghilterra arrivano a superare le due cifre, 10, 12, 13%. Non voglio parlare di numeri, ma questo significa disporre come dire, una miseria nei confronti di situazioni che pretenderebbero una ricchezza di intenzioni, una ricchezza di sguardi, una ricchezza di cuore oltre che di ragionamenti. Il ragazzo che abbiamo sentito Sì. potrebbe essere l'emblema di questo che vi sto dicendo. Le persone che vivono l'esperienza del disturbo mentale stanno bene quando i servizi di salute mentale stanno bene. Se i Certo. servizi di salute mentale sono dei luoghi violenti, sono dei luoghi dove si restringono le persone, si legano al letto, 8 su 10 dei servizi di salute mentale fanno questo, ci sono le porte chiuse, ci sono le telecamere, ecco, provi a pensare lei a entrare in uno di questi posti No, e è chiaro che naturalmente. lei, diciamo, ci sta invitando a ripensare tutto e noi ci auguriamo che Certamente, questo tavolo certamente. istituito dal Mi Ministero permetta di dire porti, ancora una cosa e poi esatto, porti al credo che ripensamento di dovete tutto e dire. soprattutto al Su questo, rifinanziamento. com'è? Non è solo un problema di finanziamenti, è anche un problema di culture, di Certo, formazione, assolutamente, di come assolutamente, questi guardi. giovani vengono formati. I miei colleghi giovani vengono mandati, come nella guerra 15-18, con le scarpe di cartone in trincee fangose, a fare cosa? A difenderci dalla follia, a difenderci dalla pericolosità, e bisognerebbe fare tutt'altro. Ecco, approfitto per dirvi che nei giorni scorsi l'onorevole Serracchiani e il senatore Sensi hanno depositato alla Camera e al Senato un disegno di legge che recita disposizioni in materia di tutela salute mentale volta all'attuazione e allo sviluppo dei principi della legge 180, Allora, che è guardi, fermiamoci su veramente. questo punto perché abbiamo tante cose anche da mostrare ai nostri Ma telespettatori nel certo, corso della perdonatemi se ho puntata. E parlato allora troppo. io adesso stravolgerei un momento la scaletta, grazie a Leone, e andrei subito a vedere una buona pratica che è questa esperienza di calcio che potrebbe diventare poi addirittura più larga, diciamo un campionato un po' aperto a tutti. Ma partiamo dalla storia che ci racconta Grazia Leone. Come state ragazzi? Bene, bene. Ok, e ricordiamoci di divertirci e mantenere un clima di serenità fra tutti noi. Dai, 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 dai. Campo
Campo dei Miracoli a Corviale, periferia di Roma. Qui due volte a settimana si allenano e giocano alcuni pazienti del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria locale Roma 3. Calci al pallone che, oltre a porte da centrare, puntano soprattutto al benessere. Sul campo anche medici, psicologi e operatori. Il calcio mi ha aiutato molto e anche le altre attività del centro diurno, perché non si fa solo calcio qui. In cosa ha migliorato la vita il gioco del calcio? Nel vivere, non stai chiuso in casa. Ero un po' aggressivo e poi grazie al mio coach Daniele mi sono riuscito a calmarmi e sto giocando bene. Settembre alcuni di loro parteciperanno a Matti per il Calcio, torneo nazionale che l'Unione Italiana Sport per Tutti organizza per le squadre di pazienti e operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASL, per mettere fuori gioco isolamento e pregiudizi. Ci attiviamo direttamente per andare a casa dei pazienti, cercare di stimolarli, fare in modo che la cura e il prendersi cura si svolga quanto più possibile nel mondo reale e possibilmente in una fase molto precoce. Ovviamente questo progetto va ad integrare un percorso di cura che si svolge con i centri di salute mentale, che riguarda la parte farmacologica, la psicoterapia. Quali risultati si sono visti? Sicuramente sulla diminuzione dell'uso dei farmaci, sul numero dei ricoveri e sulle crisi. Servirebbe il personale adeguato perché questa realtà sia più diffusa. Ho un pochino di pensieri, provo. Il calcio sì, mi può aiutare tantissimo. Lavorare col corpo per alleggerire la mente. Sì, esatto, essere più spensierato. Ginocchia alte sul posto. Il calcio è solo uno strumento che porta ad altro, fa parte insieme ad altre attività di un percorso riabilitativo e di crescita personale. I nostri ragazzi poi si vedono per andare allo stadio, per andare a mangiare una pizza. Rialleniamo un pochino alla vita, ma soprattutto alle relazioni sociali. Ci sono stati riscontri positivi anche nell'inserimento del mondo del lavoro? Alcuni ragazzi riescono, anche molti ragazzi riescono a trovare una dimensione nel mondo del lavoro. Stare in squadra porta benefici anche nella vita fuori dal campo? Sì, diciamo che stare in gruppo, diciamo, è molto importante scambiarci idee, battute, condivisioni. Dunque, Patrizia Alfano questa esperienza ovviamente la conosce perfettamente e per lei ci sono delle domande dai social. Grazie. Sì, innanzitutto una notizia appena arrivata. Nel fondo del PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, sono stati stanziati 700 milioni di euro per incrementare l'inclusione sociale, che ha molto a che fare con queste realtà, direttamente a vantaggio di zone di degrado. Ci sono due commenti, domande delle nostre telespettatrici. Alma dice: manca la cultura dello sport proprio a partire dalla scuola. E Laura dice: lo sport sociale per tutti è necessario e va sostenuto per una società inclusiva che promuova diritti, costruisca comunità. Come avvicinarsi alle attività, ai progetti dell'Unione Italiana Sport per Tutti? Sì. L'Unione Italiana Sport per Tutti è una rete associativa diffusa su tutto il territorio nazionale, in 126 comuni, piccoli, grandi, sono presenti i comitati, le sedi dell'UISP, dove chiunque può rivolgersi per avere informazioni, iscriversi, praticare delle attività. Inoltre c'è il sito, c'è l'INDE, che rappresenta i nostri progetti e le 180 discipline che noi organizziamo insieme a eventi, manifestazioni. Lo possiamo mandare intanto il sito, se non l'abbiamo già fatto, ecco, lo sto vedendo adesso. Sì. E molti progetti di carattere sociale, come questo che è stato presentato. Senta, le volevo chiedere una cosa. Di questi ragazzi li abbiamo sentiti parlare, no? Che cosa la colpisce quando loro si preparano per andare in campo? Ma sì, io ogni anno, tra l'altro, nella mia città, Torino e Roma, sono le prime città dove è partito questo progetto e io ogni anno vado alle partite di campionato a trovarli, perché è l'entusiasmo, è la voglia di giocare. Noi abbiamo organizzato a Torino anni fa una partita di calcio di una rappresentativa dei centri di salute mentale contro la nazionale degli scrittori. E Osvaldo, negli ultimi minuti di gioco, la squadra degli scrittori ha segnato, mentre la squadra dei matti stava vincendo. Quindi lui è andato nello spogliatoio e ha detto: li ho trovati disperati perché avevano perso,
perché non avevano vinto, felici perché non avevano perso, sereni perché avevano giocato. Mi sembra che questo dice tutto. Sono tanti gli sport coperti dalla WISP, bisogna dire, non solo il calcio. Sì, e l'inclusione, noi da anni promuoviamo l'inclusione, quindi il disagio, le varie disabilità, i vari problemi in contesti di normalità. In questo caso invece è stato bello costruire con gli psichiatri, con gli infermieri, un progetto che vede un'attenzione particolare alle squadre dei centri di salute mentale, ma poi anche l'inclusione di queste squadre nel momento in cui sono pronte nel campionato vero e proprio. Grazie, una domanda più allora, dell'acqua. Sì, si va di nuovo sul discorso trattamenti che sono efficaci, oggi sappiamo, tra psicoterapia e farmaci. Spesso i problemi di disagio, ci dice un telespettatore mentale, non sono valutati adeguatamente da chi ne soffre per paura dell'emarginazione. Paco dice, le risorse statali per il bonus psicologo ad esempio sono insufficienti. Chi non ha i soldi per curarsi privatamente, magari si rivolge all'ASL, deve aspettare tempi troppo lunghi. Andiamo comunque a scontrarci con i finanziamenti, mancanza di personale, di risorse. Certo, è una questione di metodo, professor Dell'Acqua, però è anche una questione di mancanza di risorse. Non è un servizio per tutti. Ma vede, quando ho detto prima che c'è un sottofinanziamento veramente spaventoso, abbiamo raggiunto i punti più bassi, negli ultimi 20 anni non c'è stato un solo investimento. Naturalmente tutto questo produce a catena quelle cose che stiamo dicendo, e cioè che manca la possibilità di essere ascoltati, di essere presi in carico nella quotidianità. Dunque, e poi però io non posso non dire che vedere quello che voi state facendo vedere è quel tanto di ottimismo che dobbiamo continuare ad avere. Certo. Le cooperative sociali, le associazioni, la WISP, che sono 40 anni che conosco, che abbiamo cominciato a fare queste cose, sono quei punti che ti dicono che è possibile ed è tutto possibile se riuscissimo a sormontare quelle forme delle psichiatrie restrittive, distanti. Vede, e mi fermo perché parlo troppo, la psichiatria, la cura, insomma, per farsi questa psichiatria che ancora sta lì e che sta dappertutto, deve rendere oggetto e distante l'altro. Deve renderlo diagnosi, deve renderlo cosa per il farmaco e anche per le interpretazioni psicologiche. Quello che fa lo sport, come vedete, è un avvicinamento formidabile che dovrebbe essere ciò che accade nei servizi di salute mentale. L'altro, noi dobbiamo essere con l'altro, e purtroppo questo non accade, accade sempre meno, perché, quanto dicevo prima, le culture del riconoscimento dell'altro, dell'incontro, della presa in carico sono molto molto ridotte. E anche gli investimenti, insomma, se voi pensate, sì, che si chiudono i servizi di salute mentale piuttosto che allargarli, abbiamo un bel parlare di tavoli o di quant'altro, esatto. Non vorrei trasmettervi il mio dolore di questi giorni per quello che è accaduto, ma anche per quello che vedo da molto tempo ormai su quelle belle cose che ci hanno entusiasmato, ecco, quando domande dai social. Come, sì, dice? No, abbiamo delle domande dai social. Sì, domande dai social che hanno a che fare con un allarme, una lettera allarme lanciata da 91 responsabili di dipartimenti di salute mentale delle ASL italiane, che chiedono alle alte cariche dello Stato di avere più fondi per garantire le prestazioni necessarie. Come dicevamo, non c'è personale, non ci sono risorse. A questo proposito, Marianna dice: servono più finanziamenti per la salute mentale per supportare le famiglie spesso lasciate sole e per avviare progetti riabilitativi in cui sperimentare con lo sport nuove forme di socialità e benessere. Allora, Patrizia Alfano, però su questo, all'interno delle famiglie bisogna creare una cultura di maggiore consapevolezza, parlo proprio di tutti noi, no? È difficile riconoscere di avere una difficoltà di questo tipo in famiglia, non è soltanto questione che magari uno se ne vergogna, ma proprio non si accorge. Sì, e noi organizzando questo sport, che non è lo sport vissuto, il modello come dire, che tutti siamo abituati a vedere, no? È uno sport che mette al centro le persone, quindi
ci prendiamo cura dei nostri praticanti e avviene nei centri estivi, dove noi aggreghiamo, tra poco inizieranno con la chiusura delle scuole, centinaia di bambini, ragazzi, adolescenti, avviene che i nostri istruttori si ritrovino con ragazzi non segnalati, no? Cioè quindi che le famiglie iscrivono e che invece presentano poi nello svolgimento delle attività una serie di disturbi che in alcuni casi le famiglie o non hanno saputo riconoscere o si rifiutano. Quindi li iscrivono per un'attività sociale, sì. Condividere il tempo con gli altri, imparare a fare sport e esatto. Rispettare le regole, tutte sì. Le cose che lo scopri. Poi lì si scopre cosa? Emergono alcuni problemi, emerge il fatto che alcuni bambini si isolano, non riescono a socializzare, hanno difficoltà a relazionarsi con gli altri, quindi l'ambiente della scuola a volte li chiude, li protegge, ma in un ambiente così aperto e gioioso come quello dello sport, se un bambino o una bambina ha un problema si evidenzia e quindi sì, c'è un lavoro da fare, penso a livello culturale, affinché tutti arrivino a comprendere che è quasi normale, anche se non è bello da dire, che in questa fase, anche dopo il lockdown, il Covid, ci possono essere dei disturbi che vanno curati prima che diventino troppo gravi. Molti dei ragazzi che io ho conosciuto nel campionato Matti per il calcio hanno iniziato con una depressione che trascurata ha portato a patologie più importanti. Quindi sì, è importante che ci sia questa consapevolezza da parte di tutti. Bisogna farla questa cultura. Allora, grazie. Abbiamo in sì. 20 secondi una domanda e una risposta. C'è Alessio che dice il valore sociale dello sport va potenziato, queste attività lo dimostrano e farle vedere aiuta. Alfano, voi fate questo. Noi facciamo questo, ripeto, è importante che si parli delle varie facce dello sport. Allora, visto che lei dice questa frase, io ne approfitto per lanciare una campagna RAI, non soltanto della RAI, ma anche insieme a varie altre istituzioni, che si svolgerà dal 18 al 22 maggio a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, la state vedendo, si chiama Disabili da Mare, e anche questa è un'attività inclusiva, perché l'acqua è sicuramente un ambiente ideale per il recupero anche di deficit psicomotori. Si svolge da anni, sta per cominciare la nuova edizione, era per chiudere, diciamo, su questo tema. Intanto io ringrazio il professor dell'acqua e invece Patrizia Alfano rimane con noi con Grazia Leone per la diretta Facebook e noi domani, vi ricordate il ponte sullo stretto di Messina? Ora se ne parla di nuovo, noi ripercorreremo la storia del ponte ma anche la storia dello stretto di Messina nella puntata di domani. Arrivederci.